Ciao gentlemen e benvenuti nel mio canale. Io sono Maurizio Romano e sono il gentleman seduttore. In questo video parleremo di come riconoscere una donna narcisista. Prima di entrare nel vivo di questo video però ti ricordo di iscriverti al canale come tutte le volte e di attivare la campanella in modo da venire avvisato ad ogni mio nuovo video. Uno dei termini più utilizzati ultimamente quando si parla di dinamiche uomo-donna, di relazioni, è il termine narcisista. Praticamente la totalità del globo, quando una relazione non va come deve andare, attribuisce all'altro partner il termine di narcisista. Facciamo una premessa: non tutti sono narcisisti, tuttavia alcune persone possono sviluppare dei tratti che ricordano il narcisismo, perché ovviamente nessuno di noi è perfetto, tutti hanno dei punti deboli, tutti hanno delle caratteristiche che possono ricondurre in qualche modo al narcisismo. Un consiglio che vi do, che do in generale, è quello di evitare di riempirsi la bocca con termini, diciamo, psicologici dei quali non si conosce neanche la natura, perché sono cose molto delicate e potrebbero ferire gli altri. Quindi, prima di attribuire il termine narcisista ad una persona, cercate di pensarci bene, perché magari le persone poi possono credere di avere qualche disturbo che in realtà non hanno. Ma parliamo della donna narcisista. La donna narcisista presenta dei tratti che sono inconfondibili. All'inizio della frequentazione della relazione è praticamente la donna perfetta, sempre presente, premurosa, super affettuosa, gentile, cura molto il suo aspetto, è praticamente la donna definitiva. Tuttavia, dopo i primi mesi di frequentazione, quando la relazione si fa più concreta, inizia a presentare dei tratti molto particolari e contrastanti con tutto quello che ti ha fatto vedere fino a questo momento. Quindi comincia a diventare aggressiva, rabbiosa, comincia a criticarti, comincia ad agire sul senso di colpa, ti fa dei ricatti emotivi, perché in questo modo riesce a manipolarti e a controllarti, perché lei ha bisogno di controllare il partner, perché vede il rapporto di sentimentale come un contratto, ha una visione distorta dell'amore, e quindi per lei l'amore è ricevere attenzioni, ricevere tutto quello di cui ha bisogno per sentirsi bene, perché in realtà dentro di lei c'è un forte vuoto emotivo. La prima caratteristica di una donna narcisista è il fatto di avere un'autostima esterna. L'ho detto in svariati video: quando una donna ha l'autostima esterna tende a ricercare conferme negli altri, perché ovviamente la sua autostima non è interna a se stessa e quindi non crede di essere abbastanza, e allora cerca conferme continue e costanti nelle altre persone. Infatti la donna narcisista è molto molto competitiva, diventa assolutamente ossessionata dal voler primeggiare e ricerca riprova sociale in ogni contesto, anche nei più insignificanti. Caratteristica numero 2: cura molto il suo aspetto fisico, il suo look, e cerca in ogni modo di piacere agli uomini. Infatti utilizza il suo corpo e il sesso per manipolarli. È quella che chiamano spesso la profumiera. Utilizza infatti gli uomini come bancomat emozionali, fa credere agli uomini che possono averla, che possano comunque intraprendere una relazione sessuale con lei, e poi si tira indietro all'ultimo. Tutto questo perché? Perché in realtà vuole dominarli e manipolarli. Quindi sa che attraverso il suo aspetto fisico potrà dominare gli uomini, attraverso il suo aspetto fisico potrà avere riprova sociale e il rispetto degli uomini, perché ragazzi, lo dico sempre, noi uomini siamo esseri molto basici, e appena vediamo una bella donna le diamo subito un valore esagerato. Non tutti noi gentleman non lo facciamo, però la maggior parte degli esseri umani maschi lo fa, dandole un valore esagerato, un valore sociale esagerato, tendono a sottomettersi e ad accondiscendere ad ogni sua richiesta. Terza
caratteristica, non ha una personalità ben definita. Infatti, plasma la sua personalità in funzione di piacere agli altri. Quindi plasma a, diciamo, sulla base dell'altra persona, le sue idee, i suoi comportamenti. È una persona che è facilmente influenzabile. Infatti cambia subito comportamento, abitudini, modi di fare in presenza di alcune persone. Questo perché vuole piacere, vuole il riscontro sociale, vuole che gli altri la amino. Ecco perché è una persona molto volubile che cambia spesso e velocemente idea. Questa sua personalità non molto definita la porta a sentirsi sempre meno degli altri e a essere appunto in competizione, come dicevo prima, perché questa sua mancanza di personalità la porta a non sentirsi mai abbastanza. Ecco perché va a cercare riprova sociale attraverso il suo aspetto, attraverso il fatto di primeggiare e quindi tenta di plasmarsi rispetto alle persone che incontra proprio per ottenere quel feedback che tanto brama. La quarta caratteristica è che è invidiosa, gelosa e possessiva in maniera esagerata. Infatti, subito dopo il momento idilliaco della frequentazione, comincia a prendere il proprio partner e a volerlo mettere dentro una campana di vetro, dentro la bolla, proprio perché questa sua insicurezza così grande rispetto al fatto, come ti dicevo prima, della personalità che le manca, si sente minacciata, cioè la fa sentire minacciata da qualsiasi altra donna e quindi diventa gelosa e possessiva e inizia a screditare tutte le potenziali donne che crede migliori di lei e quindi ha questa invidia fortissima che la porta a anche a rovinare i rapporti e tende soprattutto, cosa importantissima, a isolare il proprio partner. Tende a isolarlo dai suoi affetti, dai suoi amici, dalle sue amiche e da tutte le persone che possano in qualche modo portarlo via da lei e minacciare quella che è il suo ascendente sull'uomo. Quinta ed ultima caratteristica: non tollera le critiche e vive i confronti in maniera aggressiva. Questo perché? Perché la sua insicurezza la porta a voler sentirsi sempre confermata dagli altri e quindi nel momento in cui subisce una critica di qualsiasi tipo comincia a sgretolarsi il castello, cioè questa facciata bellissima che dietro la quale si nasconde, ma che di fatto poi nasconde una forte insicurezza. Nel momento in cui questa facciata bellissima viene minata da qualche critica, lei risponde con grande forza e aggressività. Ecco perché le discussioni non sono materia da prendere in considerazione. Finisce ogni discussione con grande aggressività, non accetta mai di sbagliare e trasferisce sempre la propria responsabilità sugli altri, perché ovviamente dando la colpa agli altri lei si sente più sicura e ovviamente non mette neanche in dubbio la propria sicurezza e autostima. Questo tipo di donne tende a legarsi moltissimo con uomini che non hanno ancora sviluppato una forte sicurezza nei rapporti sentimentali. Quel tipo di uomini che tendono ad essere accondiscendenti con la propria partner, che tendono a darle tante attenzioni e che tendono soprattutto a cercare di soddisfare qualsiasi suo desiderio. Quindi se hai questo tipo di atteggiamento, stai attento al tipo di donna che attrai, perché potrebbe essere proprio una di queste donne narcisiste. Per questo video è tutto, caro gentleman.